Continuano ad essere stabili i dati quotidiani del bollettino epidemiologico della Regione Abruzzo sul Covid-19. Oggi in Regione si sono registrati 68 nuovi casi positivi di età compresa tra i 2 e i 94 anni, che hanno portato il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia a 73.689. 23 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 18 in provincia di Chieti, 5 nella provincia di Pescara, 19 in quella di Teramo e 3 casi fuori regione o con residenza in corso di accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore 3.013 tamponi molecolari e 1.300 antigenici per un totale di 4.313 test che hanno raggiunto un tasso di positività dell'1,6%. 2 le persone decedute nell'ultimo giorno che hanno portato il totale a 2.469. Nessuna persona è risultata guarita nelle ultime 24 ore, pertanto il totale resta stabile a 65.254. 5.967 sono pertanto gli attualmente positivi, 66 in più rispetto a ieri. Resta stazionario il carico sulle strutture ospedaliere, 178 i ricoverati nell'area medica, meno 1 rispetto a ieri, 17 quelli in terapia intensiva, dato invariato nelle ultime 24 ore, mentre gli altri 5.776 positivi in Abruzzo restano in isolamento domiciliare, 71 in più rispetto a ieri.